È troppo figo, praticamente si vede la roccia scavata dalla piena del torrente. Cazzo! Ah no, io di lì non ci passo, perché c'è troppa monnezza, che freddo! Ah, però, è fantastico! Wow! Ah, un principio di ibernazione! Ah, sembra di avere i piedi sul fuoco! Sai, sta passando. Dove siamo finiti? Da un posto assurdo a un altro. Algerini! Queste grotte sono frutto di depositi calcarei che hanno creato un particolare tipo di roccia, il travertino, che a sua volta è stata scavata nei millenni dall'acqua, originando le affascinanti formazioni che vedete. Pensate che nel 700 questi luoghi erano raggiungibili soltanto tramite imbarcazione. Carissimi, metterò a frutto il tempo di questa birretta per spiegarvi con grande spontaneità l'origine di queste grotte. Come si sono formate queste grotte incredibili? Unite in un unico complesso agli inizi del Novecento, si snodano lungo un percorso di circa 500 metri alle pendici dei monti sul versante orientale del lago Cerese. Alle pendici dei monti sul lago versante orientale. Ok, non so. Non sto leggendo, ok? Non è facile. Queste caverne già dal 700 metà di tutto. Ma no! È la prima birra questa. Queste caverne già dal 700 metà di turisti provenienti da tutta l'Europa intera. Rappresentano una rarità a livello nazionale, e ciò in relazione alla loro origine. Si tratta infatti di cavità originate all'interno di colate di travertino, conosciuto impropriamente come tufo. L'azione dell'acqua, perdurata nel corso degli anni, ha scavato una serie di vuoti nel travertino, depositandovi spettacolari concrezioni. Ah, la concrezione! Basta. Visto quante cose che so. Molto spontaneo. Spontaneo. Ma non è che stavi leggendo? Io? Ma come ti permetti? No! Allora, noi siamo a 500 metri dalla Svizzera, ma non capiamo come arrivarci. Cioè, penso che il confine sia in questo bosco. Adesso chiediamo a qualcuno se ci dice come si fa ad essere in Svizzera. Io e la Roby non siamo mai usciti insieme dal confine italiano. Non è. Oggi arriverà quel giorno. Allora, un buon barista ci ha detto che a 3 km in macchina si arriva in Svizzera, e quindi attraverseremo la dogana. Sono emozionato. Ho della droga con me? No, ok, è già andata quella. Ce ne siamo già liberati. Le armi?
Le armi dove le abbiamo lasciate? Abbiamo dei clandestini a bordo, sì. Clandestino? Qui. Clandestino! Ah! La dogana. Soy el fuego que arde tu piel. No! No, non era quella la dogana. No. Ma certo c'è. E nessuno ci ha inquisito. È impossibile, Matteo. Vabbè, ma se è così facile faccio il contrabbandiere, cazzo. Adesso qui è tipo una zona di nessuno, capito? La reclamo. È impostato anche. L'imbostato ha trovato finalmente un... I boschi ci sono. Un'automobile svizzera. Dogana, 600 metri. Ma guarda che ci serve che fa avanti e indietro tutti i giorni. Niente. Ma è un paese in discesa questo. Questa strada è super ripida, piena di tornanti ed è praticamente un confine naturale. Si capisce perché da una parte c'è uno stato e dall'altro c'è l'altro. Insomma, non mi sono spiegato. Oddio raga, vedo la dogana. Cosa faccio? Devo nascondere la telecamera? Toglimi sto coso che è brutto. Aiuto la dogana. Ma cosa devo fare? Vai, vai, vai. Tutto chiuso. Benvenuti in avventure di Akela e il branco. Noi troveremo molti truffle e diventeremo molto ricchi perché qui la vita in nostro paese costa veramente tanto. Diventeremo poveri. Io non capisco tua lingua. E adesso? Che roba, è la prima volta che usciamo in Italia insieme. Sì, dobbiamo fermarci, darci un bel abbraccio. Basta, possiamo tornare a casa. Siamo in Svizzera! Rapido! Siamo in cima! Siamo in cima! Siamo in cima! Manco fosse il K2. Poco fa abbiamo fatto la gara a salire le scale e ho chiaramente vinto io. Però non l'ho ripreso, adesso facciamo la gara a scendere, ok? Senza cadere giù, senza farsi male. Ripresi questa volta. Pronti? Mm. Via. No, scusa, 3, 2, 1. 3. Ok, siamo pari, via. Cazzo, non ci facciamo male, figlio. Allora buona, sto. Dai, codarda, solo perché hai perso. Con 8, 9, 15 secondi di ritardo. Non so bene come strutturare gli episodi, ma questo potrebbe essere il finale di un episodio. Quindi, ciao. Ho detto in svizzero. Kartoffel. Eccolo là, ecco il nostro uomo. Segua quella macchina. Non è facilissimo perché sono un po' di spine. Guarda che bello. Ma sei un amore. Da ritardo fai, non si vivono queste avventure pazzesche. Il tuo amico andava su col camionino, ah. E trovava i tattoo. E la casa di questo super avvocato. Quella lì è la penisola che divide il lago di Como in due. Ti ha trovato il tartufo più bello di tutta la settimana. Wow ragazzi, sono uscito dal furgone, c'erano tipo una ventina di cervi.